è una distensione dietro al collo con il bilanciere. Come fare per effettuare questo esercizio? Andiamo a posizionarci in posizione retta, tenendo sempre i talloni leggermente più aperti rispetto alle nostre anche. Le ginocchia restano leggermente piegate e cerchiamo di tenere gli addominali belli contratti in modo da stabilizzare al massimo la nostra schiena e il nostro corpo. Impugniamo un bilanciere, tenendo quindi il polso leggermente più aperto rispetto alle nostre spalle, con il palmo rivolto verso le mie cosce. Prendo il mio bilanciere, lo giro verso il mio mento, lo tiro su e lo vado a posizionare nella parte superiore della mia schiena. Quindi questa è la partenza del mio movimento. Da qui vado a distendere verso l'alto le braccia, cercando di allungare più che posso i gomiti. Le braccia devono essere completamente distese e il movimento deve essere sempre fatto controllato, quindi sia durante la fase di discesa, qua, ok, che durante la fase di distensione, io devo controllare sempre il mio movimento. Facciamo attenzione a non sbattere il bilanciere tutte le volte dietro al collo o sopra la schiena. Quindi durante il movimento e l'esecuzione della mia serie, io devo sempre tenere il bilanciere sospeso dalle mie spalle e quindi andiamo su e giù, senza mai poggiare. Su e giù. Quando ho finito il numero di ripetizioni necessarie all'interno del mio allenamento, e allora posso riposarmi. Io vi consiglio di toglierlo da dietro, diciamo la parte superiore della vostra schiena, e di poggiarlo a terra in modo da prendere il recupero e così rilassare anche un po' la parte che avete appena lavorato. L'errore che si commette molto spesso mentre si effettua questo esercizio è quello di andare a inarcare la schiena. Quindi, se noi invece teniamo le ginocchia sempre un po' piegate e addominali contratti, terremo sempre ben in linea la nostra schiena. Se io non me la sento di effettuare questo esercizio in piedi perché ho paura di caricare un po' troppo sulla schiena, lo possiamo effettuare stando seduti. Quindi possiamo utilizzare una panca o una sedia. Assicuriamoci sempre che gli strumenti che utilizziamo siano in sicurezza e ben stabili. Quindi andiamo a rimanere seduti. Io non devo rimanere proprio nel centro della mia panca o la sedia, ma devo essere un po' più verso il bordo della mia panca o la sedia che andrò a utilizzare. Sistemo quindi il mio bilanciere dietro le mie spalle e andiamo a spingerci su come prima e lentamente controllo il movimento. Andiamo su e vado giù facendo sempre attenzione a non toccare sul collo e a non sbattere il bilanciere né dietro al collo e né nella parte superiore della nostra schiena. Ciao e buon allenamento!